una proprietà fondamentale di cui godono gli insiemi compatti. Prendiamo almeno i sottoinsiemi compatti di R. Allora, questo vuol dire che il massimo, diciamo l'estremo superiore di K, è uguale al massimo dell'insieme stesso. Ovviamente viceversa non è vero, eh? Per vedere che viceversa non è vero basta prendere un intervallo aperto a sinistra e chiuso a destra. Quindi dico K compatto, l'ipotesi è che K sia compatto. Se un insieme è compatto, il suo estremo superiore è uguale al suo massimo. In realtà, se vi ricordate, il discorso era questo qui. Noi avevamo un insieme, facevamo l'estremo superiore. L'idea era che volevamo fare il massimo, però il massimo poteva non esserci, perché l'insieme poteva non essere limitato e quindi l'estremo superiore faceva più infinito. Oppure poteva essere limitato, ma l'estremo superiore non apparteneva all'insieme. In quel caso non coincideva con il massimo, non c'era. Per esempio, se l'estremo superiore faceva 5, che non era veramente l'insieme, io nell'insieme trovavo tanti punti che si avvicinavano a 5, tanti elementi che si avvicinavano a 5, ma 5 non c'era. Quindi basta mostrare, questa qui è un'osservazione banale, perché per mostrare questa osservazione basta mostrare che l'estremo superiore è un elemento dell'insieme. Ma l'estremo K com'è? Essendo compatto è chiuso e limitato. Quindi innanzitutto è limitato, quindi l'estremo superiore è finito. Poi è chiuso. Quindi essendo chiuso appartiene all'insieme. L'estremo superiore è il suo punto di aderenza. E quindi necessariamente appartiene all'insieme. Quindi vuol dire che se prendo un insieme chiuso e limitato, quando vado a fare l'estremo superiore, questo coincide con il massimo dell'insieme. Ok, naturalmente vale anche che l'estremo inferiore è uguale al minimo, e che ovviamente anche questo deve essere un numero finito. Se l'insieme è compatto, l'insieme è dotato di valore massimo e di valore minimo. C'è un elemento in K che è più grande di tutti quanti e c'è un elemento in K che è più piccolo di tutti quanti. Adesso invece andiamo a dimostrare il teorema di Weierstrass. In tedesco la beta indica la doppia S. No, l'indicazione è via, no, strasse, strabe, con la beta. Allora, teorema di Weierstrass. Abbiamo uno spazio metrico x con la distanza d, non c'è bisogno di dire di x perché non c'è, diciamo, l'altro sarà r, spazio metrico. E poi abbiamo f da x a valori in R continua, anzi da k a valori in R, dove k non serve che sia definito su 2x, k è un sottoinsieme di x ed è compatto. Queste sono le ipotesi. Allora, esistono x con 1 e x con 2 appartenenti a K, tali che f di x con 1 è minore o uguale di f di x, che è minore o uguale di f di x con 2, per ogni x appartenente. Questa è la tesi. X con 1 e x con 2 prendono il nome di punti di minimo della funzione. Punti di minimo e punti di massimo.
x con 1 è un punto di minimo, x con 2 è un punto di massimo. F di x con 1 e F di x con 2 sono il valore minimo e il valore massimo. Fate attenzione che i punti di minimo e di massimo esisteranno, ma in generale non saranno unici, potrà avere più punti di minimo. Pensate alla funzione costante, sono tutti i punti di minimo e sono tutti i punti di massimo. Viceversa, il valore minimo e il valore massimo ovviamente saranno unici, cioè una funzione se c'è un valore minimo è quello, se scendesse sotto il valore minimo sarebbe un altro, banale. Ma dimostrazione, beh, f di k è contenuto in R ed è compatto. Quindi esiste lambda piccolo uguale al minimo di f di k e lambda grande uguale al massimo di f di k. Abbiamo detto prima, i compatti sono quelli che possiedono il massimo e il minimo. Ma il minimo di f di k che significa? Significa che esiste x con 1 appartenente a k tale che f di x con 1 è uguale a lambda piccolo. Se è il valore minimo deve essere aggiunto da qualche parte. Allora se qua ci metto y1, questo sarà uguale a y1 che sta in f di k, ma allora, scusate, che è uguale a lambda che sta in f di k. Che vuol dire se sta in, che sta in f di k? Che c'è un x con 1, tale che f di x con 1 è uguale a lambda piccolo. E similmente esiste x con 2 appartenente a k, tale che f di x con 2 è uguale a lambda k. Vabbè, usate il fatto che questo è il minimo, quello è il massimo, ottenete f di x con 1 uguale a lambda piccolo minore uguale di f di x minore uguale di lambda grande, che è uguale a f di x con 1. Fine della dimostrazione. Dire che questi sono il massimo e il minimo significa che vengono raggiunti. Nel momento in cui vengono raggiunti, i valori, diciamo i punti x con 1 e x con 2 sono chiaramente un punto di minimo e un punto di massimo. Stop. Fine. Non è che ci sta nient'altro da dimostrare. Come vedete, l'avevamo già dimostrato. Insomma, questa è soltanto una scrittura in termini, diciamo, di dire un certo enunciato. Adesso però vediamo un pochino di esempi. Facciamo un bel po' di esempi. Poi alla fine questo è il risultato importante. Allora, innanzitutto prima di vedere gli esempi, chiariamo qual è l'importanza di questo teorema, perché altrimenti se no parliamo e non ci capiamo. Questo teorema perché è importante? Tutta la struttura di corpo ordinato di R serve a fare problemi di massimo e minimo, a quello serve. Per quale motivo? È perché, per esempio, in un'attività economica io voglio massimizzare. Cosa voglio massimizzare in un'attività economica? Profitto. Mentre in, per esempio, se sto studiando l'esame di analisi 1 vorrei massimizzare che cosa? Bah, non lo so se volete massimizzare il voto, perché voi vorreste massimizzare il voto, però c'è un'attività concorrente che vorreste minimizzare lo sforzo, e allora là c'è un trade-off. Quindi la vostra funzione economica che massimizzate non è, in genere non è il voto, perché insomma io non è che vedo ultimamente 30 non ho messi poco, anzi non mi ricordo quando ho messo l'ultimo, diciamo l'ultima lode sicuramente l'ho messa vari anni fa, qualche 30 ogni tanto capita, ma è raro. L'ultima lode sarà almeno 4-5 anni fa. Comunque, quindi è più passa il tempo, più vedo che non siete proprio intenzionati a massimizzare il voto.
perché però cioè mi è capitato più di una volta che di proporre voti bassi subito, accettato subito. Quindi mo tenete conto che anche prima di proporre un 18 insomma ci penso, perché poi sono solo 20 è finita la storia. Allora, dicevo, tutta l'attività umana, tutta no, ma buona parte è regolata da funzioni da massimizzare o da minimizzare. Il problema qual è? Può essere che, allora, mettiamo, supponiamo che io abbia un'attività economica, allora voglio massimizzare sto profitto, però in realtà il profitto, l'insieme dei profitti possibili non ha un massimo ma un estremo superiore, ok? Allora, che ne so, l'estremo superiore è 10.000 euro. Ah, 10 milioni di euro, facciamo la cosa più grande. Allora, organizzo le cose in un certo modo e vedo che il profitto potrebbe essere di 9 milioni di euro. Poi in un altro modo 9,5, 9 e tre quarti. Mi avvicino a 10 milioni, però vedo che c'è sempre un modo di migliorare. A un certo punto sta cosa in realtà termina, perché lo sforzo per cercare di ottenere un diciamo profitto più alto sarà compensato dal fatto che perdo più tempo, il tempo costa e quindi a un certo punto la cosa non funziona più. Però diciamo oppure potrebbe anche essere che l'attività che ho può offrire un profitto illimitato, cioè nel senso, supponiamo che sia un'attività in monopolio che abbia una certa importanza eccetera eccetera. So il modo, allora diciamo che dopodomani ci sta una guerra termonucleare, distrugge tutto il mondo, io sono l'unico che sa come evitarla, che può evitarla. È chiaro che questa cosa posso chiedere quello che voglio. Però di fatto anche là, diciamo, entrano poi in gioco altre considerazioni. Quindi potrei avere problemi, magari il mondo non si sa perché io non so quando chiedere. Perdo tempo intanto, la guerra scoppia. Cioè il problema qual è? Il problema che ti sei prefissato, cioè quello di massimizzare F, ce l'hai il massimo, sì o no? Perché potrebbe anche essere che non ce l'hai il massimo. È chiaro? Cioè un problema matematico può innanzitutto non avere soluzione. Se io so che non ha una soluzione, o cambio la definizione di problema, includendo, insomma, facendolo rendere più ampio, rendendo più ampio l'insieme delle soluzioni, cioè in maniera tale che esca fuori qualche soluzione, oppure se non la soluzione non la trovo. Se io metto un computer a faticare per cercare una soluzione che non c'è, e quello si incastra in questa cosa e non esce più. Può avere una soluzione, però poi sono sicuro che ce n'è solo una, perché se ce ne fossero 10 di soluzioni io potrei dire queste 10 introduco delle nuove considerazioni per dire questa soluzione mi piace di più di quell'altra soluzione, no? Quindi io so che le soluzioni sono 10 oppure sono infinite, tra queste infinite o queste 10, quello che siano, ne voglio scegliere una in particolare, è chiaro? Mentre se ne ho trovata una e non so altro, io potrei perdere tempo a cercarne anche un'altra. Se però so invece che era unica, oppure quando sono arrivato a 10 so che le soluzioni erano 10, io so che ho finito di cercare la mia soluzione. A questo punto le guardo in faccia e decido quale mi piace di più. È chiaro? Quindi i problemi matematici hanno un problema di esistenza della soluzione, unicità della soluzione, oppure caratterizzazione dell'insieme delle soluzioni, insomma, più in generale. Quindi sapere quali sono le soluzioni. E poi, diciamo, in genere si parla di regolarità in senso matematico della soluzione, cioè vedere quali proprietà ha la soluzione per capire se ce n'è qualcuna che mi piace più delle altre, oppure che proprietà ha la soluzione che ho trovato. Ok? Per esempio, facciamo una metafora così.
se uno va trovando, che ne so, una babysitter, vorrebbe sapere che esiste, poi quando ne ha trovata una non è che ne vuole un'altra, quindi gli basta anche trovarne una sola, però vuole che la babysitter poi non gli prenda i bambini e gliela affoga dentro la vasca, insomma. Quindi diciamo, vuole anche determinare delle proprietà per la soluzione, quindi vabbè, non è una metafora particolarmente riuscita, però il problema comunque è qui: esistenza della soluzione, unicità della soluzione e regolarità della soluzione, cioè proprietà della soluzione. Cosa ci dice il teorema di Weierstrass? Ci dice che se l'insieme è compatto, se la funzione è continua, il problema di massimizzare la funzione e minimizzare la funzione ha sempre soluzione. Quindi è un problema, è, diciamo, è la risposta al problema di esistenza di punti di massimo e di minimo. Dice, se la funzione è continua, insieme è compatto, stai tranquillo, il minimo c'è, il massimo c'è. Il valore minimo e il valore massimo, poi ci sono punti di minimo e punti di massimo, quelli possono non essere. E questo lo vediamo adesso con degli esempi. Esempio. Prendiamo f di x uguale a x, x appartenente a r. Com'è il dominio? È compatto? La funzione è continua? Ce l'ha il massimo? Ce l'ha il minimo? Allora se una vediamo un po', se una funzione, se prendo una funzione continua su un insieme che non è compatto, il massimo e il minimo ce l'ha o non ce l'ha? Se la funzione è continua, se l'insieme non è compatto, il massimo e il minimo ci stanno o no? Ma no, no o ni? Cioè? Dipende. No in generale, in questo caso no. Prendiamo, faccio vedere altri casi. Prendete f di x uguale 1, x appartenente a r. La funzione è continua? L'insieme è compatto? Il massimo c'è? Il minimo c'è? Quindi, funzione continua, l'insieme non è compatto. Qua c'è, non c'è il massimo, non c'è il minimo, qua c'è sia massimo che minimo. Funzione segno. Come è fatta la funzione segno? Sui negativi vale meno 1, sui positivi vale 1, in 0 vale 0. La funzione è continua? No, no. In 0 non è continua. L'insieme è compatto? No. Il massimo c'è? Sì. Il minimo c'è? Sì. Quindi il teorema non dice che i teoremi dicono sempre che se sono soddisfatte le ipotesi vale anche la tesi. Non dicono che se non sono soddisfatte le ipotesi non vale la tesi. In questo caso non sono soddisfatte le ipotesi e non è soddisfatta neanche la tesi. In questo caso non è soddisfatta l'ipotesi di compattezza, ma il massimo e il minimo ci sta. In questo caso la funzione non è continua, l'insieme non è compatto, ma il massimo e il minimo ci sta lo stesso. Chiaro? Invece vediamo altri esempi, però che siano un po' prendiamo per esempio f di x uguale 1 su x, x appartenente a 0 più infinito. Ok, a
Allora, la funzione è continua? L'insieme è compatto? No. Il massimo c'è? Il minimo c'è? L'insieme inferiore fa 0. Dov'è che la funzione vale 0? Da nessuna parte. Non è un elemento del... Adesso vediamo un po'. Prendiamo quest'altra funzione qua, f di x uguale tangente di x, x compreso tra meno pi greco mezzo e pi greco mezzo. Allora, la funzione è continua, rapporto di due funzioni continue, il denominatore è diverso da zero nell'intervallo in questione. Insieme è compatto? No. Massimo c'è? No. Minimo c'è? No. Allora, vediamo un po'. Ah, dice, ma qual è il problema? È solo che l'insieme non è compatto. Dice, che problema c'è? Allora io in pi greco mezzi f di più o meno pi greco mezzi lo pongo qua a 0. Ci ho messo il valore 0 qua e qua. Adesso l'insieme di definizione è compatto? Sì. Il massimo c'è? No. Come prima, sempre superiore fa più b. Il minimo c'è? No. E allora la funzione non è continua, infatti vedete che non è continua. Qua la funzione da sinistra va a infinito, qua il valore vale 0. Cioè, il teorema lo potete usare anche al contrario, del tipo il massimo c'è? No? Allora, o la funzione non è continua, o l'insieme non è compatto, o tutte e due. Perché se era continua e se l'insieme era compatto, il massimo ci doveva stare fuori. È chiaro? Vediamo altre situazioni. Se in x funziona, se in x funzione è continua? Sì. L'insieme è compatto? X appartenente a R? No. Massimo c'è? Sì, vale 1. Minimo c'è? Sì, vale meno 1. Come potete vedere, i punti di massimo e di minimo sono invece infiniti, perché se in x vale 1 su tutti i punti del tipo pi greco mezzo più 2k pi greco, e vale meno 1 su tutti i punti del tipo meno pi greco mezzo più 2k. Chiaro? Mamma mia. Andiamo un attimo a dire su. Ok. Quindi questo è quello che ci dice il teorema di Weiss. Se la funzione è continua, se l'insieme è compatto, per esempio, qual è un esempio standard di insieme compatto? Gli intervalli sono compatti? Solo se sono chiusi. Perché un intervallo è sicuramente limitato, però per essere compatto deve essere anche chiuso, quindi deve avere entrambi gli esterni. Una funzione su un intervallo, se è continua, deve ammettere per forza massimo e minimo. Ok, va bene. Allora andiamo a vedere quest'altro teorema, visto che abbiamo ancora quasi mezz'ora, ce la faccio un attimo. I corollari non so se ce la faccio subito, ma insomma mostriamo subito dopo pranzo, poi facciamo esercizi. Anzi, ma
Allora, vediamo un'altra proprietà delle funzioni continue. Questa qui va sotto il nome di teorema degli Z. Beh, stavolta è una proprietà proprio su, diciamo, noi lo enunciamo per funzioni definite su un intervallo. Quindi abbiamo una funzione definita su un intervallo AB, ha valori in R, continua. Poi supponiamo che f di a per f di b sia negativo. Ok? Quindi supponiamo che la funzione assuma valori di segno opposto agli estremi dell'intervallo. Non assume 0, f di a e f di b non sono 0, altrimenti lei ci sarebbe, il prodotto farebbe 0. Allora, tesi, allora esiste un punto psi compreso tra A e B tale che f di psi, quindi la funzione si annulla da qualche parte, quindi il teorema degli zeri proprio perché ci dice che esiste uno zero della funzione. Ok? Allora, cioè questo teorema cosa ci dice? Che una funzione continua non può passare da valori negativi a valori positivi senza passare per 0, ci deve passare per forza per 0. E lo stesso se passa da valori positivi a valori negativi. Allora, dimostrazione. Io faccio la dimostrazione con metodo di bisezione, che è anche una dimostrazione costruttiva, cioè fa vedere come si arriva a costruire lo zero. Allora, possiamo supporre senza ledere la generalità che f di a sia negativo mentre f di b sia positivo. Possiamo supporre questa cosa qui. Per quale motivo? Se fosse il contrario, o fate il ragionamento in maniera analoga, o se no applicate il ragionamento alla funzione meno f. Meno f, se qui fossero le disuguaglianze fossero al contrario, prendete meno f le rispetto. Una volta, allora a quel punto troverete uno 0 di meno f, ma uno 0 di meno f è anche uno 0 di f. Quindi non è, diciamo, non è restrittivo supporre questa condizione in più, tanto per fissare le idee. Quindi stiamo partendo da negativi e stiamo andando verso i positivi. Allora, io costruisco adesso una procedura che non mi porta allo zero in un numero di passi finito, però mi ci porta. Allora, comincio a porre x con 0 uguale a metto a con 0 uguale a, anzi a con 1 uguale a, io ho sempre detto che i naturali partono da 1, quindi, e prendo b con 1 uguale b, poi prendo c con 1 uguale a più b, a con 1 più b con 1 mezzi. Il punto medio. Adesso vado a vedere f di c con 1. Qui ci sarebbe, diciamo, in informatica ci sarebbe un bel sì, un bel if. Qua in realtà devo fare tre casi, quindi dovrei fare due if, quindi lasciamo stare il room, perché meglio scrivere in matematica e faccio un switch. Allora, qua abbiamo f di c con 1. Se è uguale a 0, io cosa andavo trovando? Un punto in cui la funzione facesse 0. Lo riscrivo un po' più in basso perché devo scrivere da altre cose. Allora, se f di c con 1 è uguale a 0, mi fermo.
Se invece è maggiore di 0, cosa faccio? Allora, guardate, supponiamo che questo sia A e questo sia B. Io so soltanto che questi due punti del grafico della funzione stanno messi così. Perché ci deve stare uno 0 qua in mezzo? Per due motivi, perché la funzione è continua e perché c'è un cambiamento di segno. Adesso supponiamo che C con 1, in C con 1 la funzione sia così. Allora, l'idea qual è? L'idea è quella di spostarsi su un nuovo intervallino, cioè questo intervallo viene spaccato in due dal punto medio, metà di sinistra e metà di destra. Io mi voglio spostare su uno di questi due intervallini. Secondo voi lo 0 dove deve stare? A sinistra o a destra? Perché? Perché lì la funzione sarà sempre continua. E perché? Continua a esserci un cambiamento. La funzione potrebbe avere uno 0 anche di qua, però di qua non è necessario che ci sia lo 0, mentre da questa parte ci deve stare per forza. Allora, diciamo, coerentemente con questa intuizione, io che devo fare? Porrò A con 2 uguale ad A con 1 e B con 2 uguale a chi? Uguale a C con 1. Che vuol dire? Che l'estremo di sinistra l'ho lasciato uguale, l'estremo di destra l'ho spostato verso sinistra. Se invece f di c con 1 è minore di 0, che faccio? Il contrario, cioè pongo b con 2 uguale b con 1 e pongo a con 2 uguale a c con 1. In quel caso, cioè, mi sposto dalla parte di destra perché di qua sono sicuro che ci deve stare per forza di 0. E che cosa faccio? Vado a diciamo confrontare con 0 f di c con 2. Quindi induttivamente posso supporre di essere arrivato a n, ok? Se non mi sono fermato prima, perché se arrivo a n, che significa? Che nessuno f di c con 1, f di c con 2, f di c con 3 e così via, non era, nessuno di questi era 0. Se era arrivato a 0 mi ero fermato. Arriviamo a f di c con n. Se f di c con n è uguale a 0, mi fermo. Se è maggiore di 0, se è maggiore di 0, che faccio? A con n più 1 uguale a con n. B con n più 1. Ah, poi naturalmente qua avevamo c con 2 che sarà. B, sarà A con 2 più B con 2 fratto, e quindi poi andiamo a controllare F di C con 2. B con N più 1 uguale C con N. Viceversa, se era minore di 0, A con N più 1 era uguale a C con N e B con N più 1 era uguale a B con N. Dopo di ciò poniamo A con N, C con N più 1 uguale A con N più 1 più B con N più 1 diviso di 2. E continuo. Diciamo, quindi non, è, non sarebbe corretto chiamare la procedura, perché non è una procedura informale, la procedura informale deve definire un tempo finito, deve avere una condizione di terminazione. Comunque, senso matematico, sì, la procedura continua indefinitamente quando, se e solo se, f di c con n è diverso da 0 per almeno. Se avevo, cioè in buona sostanza, se trovo un f di c con n uguale a 0 mi sono già fermato, quindi. Però se f di c con n è diverso da 0 per ogni n, oh, però se continua per ogni n, che vuol dire? Che abbiamo trovato
tre successioni, A con N, B con N e C con N, non la scrivo perché è semplicemente la media di queste due. Mi bastano queste due. Che proprietà hanno queste due successioni? Allora, se ci fate caso, per le scelte fatte, innanzitutto A con N è sempre più piccolo di B con N, perché A con N è sempre il primo estremo dell'intervallo. Poi la successione A con N com'è fatta? Beh, vedete, quando passo da N a N più 1, A con N o rimane uguale o si sposta verso destra, perché questo è il punto medio, stava a destra del primo estremo. Quindi A con N è una successione monotona non decrescente. Viceversa, B con N è una successione monotona non crescente, perché B con N in questa scelta o rimane uguale o si sposta invece verso il punto medio, cioè verso sinistra. Quindi io posso dire che queste, oltretutto, siccome valeva anche quella di sopra, sono due successioni monotone e limitate. Quindi hanno limite. Quindi io so che A con N converge a un limite che chiamiamo L1, mentre B con N converge, non salendo, converge a un limite che chiamiamo L2. Cosa sappiamo di L1 e L2? Sappiamo solo, grazie a questa disuguaglianza, che il limite L1 sarà minore o uguale a L2. In realtà i due limiti sono uguali, però noi a priori non lo possiamo dire. I due limiti sono uguali perché ci vuole un'ulteriore osservazione. L'ulteriore osservazione è questa. Quanto fa B con N meno A con N? Guardate, il metodo si chiama metodo di bisezione. Fa B meno A fratto 2 alla N. Perché fa B meno A fratto 2 alla N? Anzi, in verità, siccome sono partito da 1, fa fratto 2 alla n meno 1, perché io ho fatto n meno 1 passaggi per passare da 1 a n. Poi a ogni passaggio che facevo dividevo l'intervallo a metà. Che significa dividere l'intervallo a metà? Che la lunghezza dell'intervallo successivo sarà la metà di quello di prima. Quante volte l'ho fatto? N meno 1 volte. Quindi la lunghezza originale si è divisa per 2 n meno 1 volte, quindi devo dividere per 2 alla n meno 1. Chiaro? Adesso fate tendere n a infinito. Questo tende a? È ovvio che tende a 0. Questo tende a? L2 meno, quindi L2 meno L1 fa 0, e quindi L1 uguale L2. E questo punto lo chiamiamo sì. Questo è il nostro 0, sarà il nostro 0. Perché? Allora, noi sappiamo che A con N tende a xi, L1 o L2 lo chiamate xi. Poi che cosa so? Un'altra cosa che so, che non avevo scritto, che F di A con N com'è? Se ci fate caso, spostandomi sempre nel caso del cambiamento di segno, vuol dire che sul primo estremo la funzione è sempre negativa. Questa è la minore di 0 per ogni n. Allora, che vuol dire? Che f di xi come deve essere? No, non ancora 0, minore o uguale a 0, teniamo la permanenza del segno. Se è una successione di numeri negativi, questa tende a questa, il limite com'è? Minore o uguale a 0.
B con N invece tende quindi a C, F di B con N è sempre maggiore di 0 per ogni N. Questo che vuol dire? Vuol dire che F di X è maggiore o uguale di 0. Mettete insieme le due informazioni e trovate che F di X è uguale a 0. Fine della dimostrazione. Adesso domanda: dove ho sfruttato il fatto che la funzione sia continua? Io ho messo tra le ipotesi che la funzione dovesse essere continua. Perché sì, è compreso tra A e B. No. Ho sfruttato il fatto che non era il procedimento stesso in quanto dovevano passare per forza. No, no. Il procedimento lo posso fare anche se la funzione è discontinua. Non ha considerato le successioni di A con N e B con N. Qua? Sì, perché. No. Perché sennò è un... C'è solo un punto in cui ho sfruttato il fatto che F sia continuo. Quando io dico A con N tende a XI e dico che F di A con N tende a F di XI, dopo applico la permanenza del segno, ma prima dico, ho detto questa tende a questa, ho evitato di sottolineare il fatto che la funzione fosse continua. Se A con N, le funzioni continue, se A con N tende a XI, F di A con N tende a F di XI, già abbiamo visto prima. Se non è continua, quell'implicazione non è vera. Ok? Quindi, diciamo, l'unico punto della dimostrazione in cui ho sfruttato il fatto che la funzione fosse continua è per provare che F di A con N, se A con N tende a XI, F di A con N tende a F di XI, e poi applicando la permanenza sì, sì, va là. E ovviamente anche qua pensate anche a una funzione pure monotona, no? Cioè pensate a un grafico di questo genere, una funzione che fa così e poi salta e diciamo fa un salto. Allora voi il discorso lo potete fare tutto dal quale vi andate a stringere intorno al punto di salto. Il problema è che nel punto di salto la funzione, il limite da destra vi farà, che ne so, meno 1, il limite da sinistra vi farà più 3 mezzi, che ne so, cioè uno sarà, può essere un numero minore di 0, l'altro può essere un numero benissimo maggiore. E questa è la situazione più semplice, ne posso fare altre più complicate. Quindi fino a qui rimane tutto vero e da qui in poi che non funziona più. Quindi attenzione che lì la continuità di F l'ho sfruttata solo alla fine, sostanzialmente. Quindi. Bene, allora abbiamo 6 minuti. Questi 6 minuti cominciamo a scrivere un corollario del teorema di Zeno. Anzi, dividiamo tutti e due, ce la facciamo. Se poi dovessimo sforare di un paio di minuti, riprendiamo alle 2-4 minuti. Allora, corollario, primo corollario. Allora, supponiamo di avere F da A, B a valori in R continua. E supponiamo che lambda sia compreso tra f di A ed f di B. Quindi stavolta, vabbè, stavo sempre per fissare l'idea, ho ipotizzato f di A minore di f di B. Adesso vado a prendere un valore lambda compreso tra f di A ed f di B. Allora, tesi, allora esiste xi tale che f, diciamo xi compreso tra A e B, tale che f di xi è uguale a allora. La dimostrazione, applicare il teorema di Zeno alla funzione g di x uguale f di x meno l'altro. Vabbè, scrivo solo questo, basta e avanti.
E qua lo dico, se prendete f di x meno lambda, g di a viene f di a meno lambda che è negativo, g di b viene f di b meno lambda che è positivo, applicate il teorema di z trovate un punto xi in cui g di xi fa 0, ma g di xi è f di xi meno lambda, f di xi meno lambda uguale a 0, portate lambda all'altra parte del fico. Quindi è tutto banale. So, lo 0 lo stabilite voi, no? Voi non, diciamo, supponete che c'è il pelo dell'acqua, voi non potete passare da sotto il pelo dell'acqua, sopra il pelo dell'acqua senza uscire dall'acqua. Essere, c'è un momento in cui passate. E questo è un corollario. Vediamo un corollario più interessante. Sempre il teorema di Zeno. Sempre il teorema di Zeno. Prendiamo C contenuto in R, più che C vogliamo chiamarlo G contenuto in R, vedete il paradosso dell'etichetta. Io adesso devo chiamarlo insieme commesso, l'etichetta mi suggerirebbe di chiamarlo C, ma C già lo so per i chiusi, no? Si dice convesso se e solo se dati x e y appartenenti a G, allora il segmento che congiunge x a y è tutto contenuto dentro G. Questo è il segmento che congiunge x a y. Questa definizione vale anche in Rn, eh? Vabbè. Poi vediamo sulla convesso. Allora, un insieme quando è convesso? Vediamo in R2. Facciamolo bene, se no non convesso. Anche qua. Allora, dati due punti, deve contenere tutto il segmento che lì U finisce. Allora, facciamo un esempio di insieme non convesso. Questo insieme non è convesso, esistono due punti nell'insieme, il segmento che li unisce, insomma la mezzaluna non è convesso. Ogni volta che mettete una piccola rientranza, l'insieme non è convesso. Perché deve essere convesso in ogni punto. Dati x e y arbitrariamente, cioè per ogni x e y appartenente a g, x e y appartenente a g implica questo. Siccome ho messo implica, allora basta scrivere. Ogni volta che prendo x e y in g deve contare il segmento che li contiene. Allora, corollario 2. Prendiamo G contenuto in R convesso. Oh, attenzione, questa proprietà è vera solo in R, cioè l'immagine di un convesso è convessa solo in R2 no. E anche se la funzione è continua, l'immagine di un convesso io la posso un po' storcere in maniera da renderlo. F da G a valore in R continua. Allora f di g è commesso. Dimostrazione? Prendiamo x siano x e y appartenenti a g, per fissare le idee supponiamo x meno y, uno dei due sarà più piccolo, no? Allora
prendiamo F, diciamo, da X, Y a valori neri. Questa è la funzione, diciamo, G contiene questo insieme qua. Allora, prendiamo lambda grande, il massimo di per x appartenente, diciamo, per t appartenente a xy di f di t. Prendiamo lambda piccolo uguale il minimo di f di t per t appartenente a xy. Diciamo, questo è uguale a f di con 1 e questo è uguale a f di t con 1. Sono i massimi e i minimi. In effetti non mi serviva questo ragionamento. Io devo dimostrare, scusate, tutto quello che ho detto è vero, ma non mi serve. Fa niente, anche se non l'avete copiato non fa niente. Meglio. Io cosa devo dimostrare? Devo dimostrare che... Allora, devo mostrare che f di g è commesso. Quindi siano, chiamiamoli lambda piccolo e lambda grande, lambda piccolo minore di lambda grande, lambda piccolo e lambda grande appartenenti a f di g. Ok? Quindi esiste x tale che f appartenente a g, siccome quello sta in f di g, esiste un punto di g tale che f di x è uguale a lambda piccolo, esiste y appartenente a g tale che f di y è uguale a lambda grande. Qua sempre per, supponiamo, per fissare l'idea che x sia minore di y, se fosse il contrario non ci sarebbe problema, basta fare il ragionamento in maniera. Adesso prendiamo la f sull'intervallo xy. Allora abbiamo f di x uguale lambda piccolo, f di y uguale lambda grande. Allora vedete, per il corollario 1 del teorema degli zeri, il corollario precedente, se io prendo un valore intermedio, supponiamo che questo sia minore di, mettiamoci L, che è minore di lambda grande, che è uguale a f di y, siccome la funzione assume il valore lambda piccolo sul primo estremo, assume il valore lambda grande sul secondo estremo, assume anche ogni valore tra essi compreso. Che è esattamente quello che volevo dimostrare. Per dimostrare che f di g sia commesso, io prendo due valori in f di g e devo dimostrare che, diciamo, tutto il segmento che li congiunge è contenuto in f di g. Che significa tutto il segmento che li congiunge è contenuto in f di g? Che tutti i valori, compresi lambda piccola e lambda grande, sono assunti dalla funzione. Che è esattamente quello che ho dimostrato. Ultima cosa, 30 secondi. Chi sono questi insiemi convessi? Quando è che, chi sono gli insiemi convessi di R? Sono insiemi particolarmente semplici da analizzare. Sì. Vediamo. Allora, un punto è commesso. Ecco. Poi? Due punti sono commessi? Se contiene due punti, deve contenere? Tutti i segmenti che li contiene. Quindi quali sono i possibili insiemi commessi? Allora, gli intervalli. Intervalli chiusi sono commessi. Intervalli aperti? Pure. Intervalli semiaperti? Pure. Se prendete un punto, due punti in un intervallo aperto, quelli stanno dentro, il segmento che congiunge sta tutto dentro. Non è importante se ci siano gli estremi o no. Gli intervalli vanno bene. Gli altri insiemi? Ce ne sono altri?
uno banale, qual è? La retta. Anche in vuoto, ma insomma la retta sicuramente è commessa. Chiaro? Se prende tutta la retta è commessa. E un altro esempio intermedio tra una retta e un intervallo? Semiretta. Allora, prendete il vostro insieme convesso, fate l'estremo superiore e fate l'estremo inferiore. Se sono finiti è un intervallo. Se sono uno infinito e uno finito è una retta. Se sono tutti e due, uno più infinito e uno meno infinito, è una semiretta. Se sono uno più finito e uno meno infinito, è tutta la retta. Poi per quanto riguarda gli intervalli, o quando il sistema è finito, superiore o inferiore, se sta o non sta nell'insieme non è importante. In ogni caso, l'insieme contiene tutti i punti compresi tra l'estremo superiore e l'estremo inferiore. Quello è sicuro, perché siccome io... ci sono punti dell'insieme diciamo indefinitamente vicini all'estremo inferiore. Per esempio, supponete che l'estremo inferiore sia 2 e l'estremo superiore sia 3. Allora, sicuramente contiene l'intervallo aperto 2-3. Perché io mi posso avvicinare a 2 con punti dell'insieme, mi posso avvicinare a 3, li unisco e sicuramente contiene qualunque intervallo contenuto in qualunque segmento contenuto in 2-3. Quindi alla fine contiene tutto l'intervallo aperto 2-3. Poi se ci sono gli estremi, non ci sono gli estremi. Quindi alla fine chi sono gli insiemi convessi di R? Gli intervalli, chiusi, aperti, semiaperti. Le semirette, chiuse o aperte, e tutta la retta. Basta, non ce ne sono altre. Quindi se sapete che G è un insieme di questo tipo, F di G è un insieme di questo tipo.